Sono in diretta, Marco. Ciao Red, metti il video che c'è una sorpresa per te. Metto il video che c'è una sorpresa per me. Come faccio a mettere il video? Ah, ecco il video. La telecamera, a meno che non stai chiamando. No, sono in diretta, guarda. Che video devo mettere? Che cosa c'è? Sei in diretta però. No, ma quei due sola. Stai attento che ti portano via i soldi, cazzo. Oh, come stai? Bene, bene. E voi che ci fate lì? Guarda, non... No, guarda, attenzione, non fare i cretini e non spoilerare nulla, perché io sono in diretta in questo momento. La vedi la telecamera? Sì. Con chi stai in diretta? Con i marziani, Red? Con chi stai in diretta? Sì, sto in diretta con... No, c'è Cross collegato dall'altra parte che sta guardando. Saluta Maurizio. Facciamo Maurizio, facciamo un collegamento a tre. Ma cosa ci fate a Miami? Stiamo togliendo i soldi a Marco. Sono venuti, mi hanno fatto fare il banco, ma mi hanno inculato $40 e si lamentano pure, capito? No, $40. Ma voi siete appena stati anche a Dubai con Roberto Re, mi ha detto. Esatto, Red, ma ti sei fatto il vaccino? Che cazzo te ne frega? È un dato sensibile. Ma va bene, fatto un vaccino, sì o no? Tu te lo sei fatto? Noi ce la sono fatte tre dosi, noi siamo in pensiero per te, perché tu sei anziano. No, vedi che è un Covid, te viene a picchiare, fatelo. È un attimo, se ti attacca, te ne si compri a te. Io sono ancora qua, sono ancora qua. State attenti voi piuttosto. Non è sparita la linea. Ecco, Pio e Amedeo, guarda. Pio e Amedeo mi ha mandato la foto adesso a Miami e vediamo il video che mi ha mandato. Oh Red, fatto un vaccino, mi raccomando. Ti vogliamo bene Red, lo sai, anche se non sei vaccinato. Sì, ti vogliamo bene a 5 metri di distanza. Oh, perché sennò ti vengono a prendere i marziani. Ma io posso vivere con questi qua presto. Ma hanno inculato $40 pure. Oh Marco, guarda, mi chiedono una cosa che io alla quale non so rispondere tu. Hai finito il periodo di castigo, cosa vuol dire? Sono sospeso. Sospeso da cosa? Dalla radio. E perché? Perché venerdì abbiamo mandato in onda una scenetta registrata dove praticamente facevamo la parodia di un programma di Mike Bongiorno, La Ruota della Fortuna, e il concorrente finto tirava una bestemmia ed era ovviamente censurata. Io che ero il finto conduttore, faccio Mike Bongiovi, si chiama, io lo cazziavo e gli dicevo adesso le facciamo una multa di 600.000 euro per aver detto e ho ripetuto la brutta parola e non è stata censurata. E ovviamente ci siamo scusati perché è stato un errore, non era una roba voluta, non è che io ho imprecato volutamente e la radio si è incazzata di brutto e niente, siamo fermi da una settimana, ma anche la prossima siamo fermi e non sappiamo niente. Ma non è questo la buona occasione per cambiare? Ma ti dirò, ci sto riflettendo. Tu mi hai sempre detto che prima o poi è meglio lasciare il podio quando sei in cima che quando sei in fase decadente. Noi siamo i primi in assoluto in Italia, adesso potrebbe essere un buon momento per dedicarmi ad altro. Cioè, altro. Voglio sempre fare quello che faccio, perché a me piace fare la radio, però forse non lo so. Non so, è una situazione... Mi dispiace un sacco perché non è una roba voluta, no? Io poi non amo la bestemmia in generale, non è una cosa che mi fa impazzire, anche se... Non dovrebbe avere tutto il peso che ha, è solo l'Italia che ha questa fobia di questa associazione, perché poi in America, io vivo in America, qua non esiste la bestemmia, cioè non esiste, si associa il nome del Signore ad alcune cose, ma non è ritenuta una cosa offensiva, a meno che tu non imprechi, cioè contro. Non so come spiegarlo, è un po' complicato, però non esiste la bestemmia qua, non lo so,
Cioè, credo che in Italia siano successe talmente tante cose gravi in questi ultimi 3 anni che per una parola non voluta, per un incidente di percorso, si chiama incidente per questo, perché è una cosa non voluta, si monti un caso. Cioè, credo che ci siano cose molto, molto più gravi, però questo è il mio parere. E con questo ripeto che a me dispiace, perché non è bello, non è una giustificazione la mia, però mi sembra un accanimento un po' eccessivo. Che dici? Ma io dico che c'è tanta di quella ipocrisia, Marco. Cioè, il mondo vive di ipocrisia. È così. Ma poi sai, il mio programma è sempre stato un programma molto, molto scomodo, che dà fastidio, sia per il linguaggio che utilizziamo, sia per le cose che io soprattutto ho sempre detto, e quindi sai, sembra quasi una buona occasione ogni volta per farcela pagare. E ovviamente toccando quel tasto in particolare, ma è già successo 1000 volte, non in merito a questo tipo di offesa, ma si indignano per una roba, si indignano per un'altra, quando veramente i problemi nel mondo, guarda chi mi bacia qua, i problemi nel mondo secondo me in questo momento sono veramente altri. Con questo non voglio giustificare il mio gesto, non voglio dire che io sono stato bravo, è stato un incidente, una svista della censura, anche perché io il blocco l'ho consegnato 2 giorni prima, quindi avevano tutto il tempo di ascoltarlo, però la responsabilità è caduta su... Grazie amore, grazie. Vedi? Lui mi ama. Sono segnali questi che vedi. Vedi che lui ti viene a dare un gesto d'affetto in un momento in cui ne hai bisogno. E io, secondo me, tu devi prendere, tu lo sai che bisogna prendere ogni cosa che ci accade come un segnale. Sempre. Io, guarda, posso dire una cosa? Io sono sempre stato un tuo fan a livello professionale, perché sei una persona con una cultura immensa, veramente. Hai una cultura che io invidio tanto, perché io ho dedicato la mia vita a fare altro, tu invece a studiare, si vede. E in quest'ultimo periodo sei diventato un... mi piace parlare con te, sei diventato un riferimento importante, perché hai una visione delle cose molto profonda, che ovviamente facilmente scatena poi la presa per il culo da parte di chi non ha voglia di comprenderti, non ha voglia di ascoltarti a fondo, preferisce vedere la tua parodia in televisione e pensare che tu sia un povero pazzo, cosa che tu non sei assolutamente. E io sfido chiunque ti prenda per il culo, così tanto per sentito dire, di documentarsi, ma neanche tanto, sulle cose che tu hai fatto nella tua vita, nella tua carriera, da dover star zitto per sempre, perché hai fatto delle cose. Io ho visto la tua intervista a David Bowie, a parte che eri più tranquillo tu di lui, io mi sarei letteralmente cagato addosso. Cioè, è tuo lavoro questo, cioè, tu sei nato per fare questo mestiere e a livello musicale sei imbattibile. Cioè, io non so come sia possibile che tu non sia in televisione. Cioè, io dovrebbero rincorrerti, venirti a bussare alla porta tutti i giorni per proporti qualsiasi roba, perché hai una cultura, non lo dico per leccarti il culo, perché lo sai che io e te abbiamo un rapporto molto trasparente e non ho nulla da guadagnarci da questa cosa, lo dico veramente con il cuore. Io reputo che tu sia una rarità e che vada sfruttata, perché in questo momento di grandissima povertà a livello culturale tu sei una pepita d'oro. Cioè, non lo so, non comprendo, e questo mi fa Marco, ma ci siamo detti che un giorno avremmo fatto una cosa insieme, no? Molto volentieri. Credo che la tua cultura e la mia follia insieme potrebbero fare scintille. Sì, no, ma anche la tua abilità manageriale, il tuo essere lucido, ma poi soprattutto c'è Nicola Scala che dice: Marco, con gli ascolti che fate con lo Zoo potete benissimo farvi una radio vostra. È una cosa, allora io devo dire che qualcuno una volta mi aveva, non voglio assolutamente paragonarmi a un mito del calcio, perché io poi di calcio non capisco niente, però mi hanno chiamato il Totti della radio, perché io sono sempre rimasto fedele a una squadra, no? Tante persone, soprattutto nello sport e nel calcio, passano da una squadra all'altra. Nel nostro settore è un po' più raro, però c'è stato un vendi e compra
Io sono sempre, nonostante le proposte che mi abbiano fatto negli anni passati, sono sempre rimasto con la maglia di 105, perché io amo quella radio. Quando sono arrivato a 105 era veramente messa male, faceva veramente degli ascolti pessimi, la radio era sgangherata. Ora non dico che è merito mio, però sicuramente lo zoo ha dato una sterzata alla radio, un imprinting di cui molti si vergognano. Però alla fine devi guardare cosa piace alla gente. Io cerco di fare contento l'utente che mi ascolta, e se quello che io faccio lo fa ridere, lo fa divertire, lo fa passare, gli fa passare due ore di spensieratezza, che male c'è? Non lo ascoltare, non ti piace, non lo ascolti. A me non piacciono tante cose. A me, per esempio, non piacciono gli U2. Non è che dico che gli U2 merda, spero che falliscano, che li boicotti. No, non compro gli album degli U2, fine, ho risolto il problema, no? Il mondo è bello perché è vario, e questo vale un po' per tutti i discorsi, no? Cioè dovremmo accettare le nostre diversità. E invece, piano piano, da come abbiamo visto negli ultimi 3 anni, pare che chi in qualche modo alzi la testa e dica sai cosa, io non la penso così, automaticamente è etichettato, additato, merda, schifo, bla bla bla. Ed è sbagliato, perché il mondo che in cui viviamo oggi, con tutte le sue meraviglie, non solo le cose brutte, è stato costruito da gente che sembrava pazza. I grandi cambiamenti, visto che spesso si tira in ballo la scienza, li hanno fatti i pazzi, cioè gente che pensavano fosse malata di mente. Cioè Einstein non era uno che ammiravano i tempi, oggi è Einstein, cioè è la scienza. Ma non è, quando lui era giovane e faceva il suo lavoro, lo pigliavano per il culo. Beh certo, ma guarda che tutti, Giordano Bruno l'hanno bruciato vivo, Van Gogh è impazzito, Mozart l'hanno sepolto in una fossa comune, non aveva un soldo ed era più popolare Salieri, quindi sai, è sempre così Marco, È così. Poi probabilmente il giorno che verrò a mancare scriveranno è morto Mario Fargetta, che non si ricorderanno neanche il mio nome. Che bello che sei. Allora, niente, io ti ringrazio, ti saluto e poi ci sentiamo privatamente e niente, credimi, allora, io sono uno che guarda alle coincidenze, Marco, ok? Allora, tu, al tuo compleanno, il compleanno è sempre un giro di vita, la tua moglie ti porta una DeLorean, ok? Noleggia una DeLorean, che la conosco, tu impazzisci, torni in America e ti compri una DeLorean. Qual è il DeLorean? La macchina che ti porta nel futuro. O nel passato, però il film si chiama Ritorno al futuro, quindi ti porta nel futuro o nel passato, però è il futuro. Ti succede questa roba, quindi vuol dire che in questo momento tu devi salire su quella macchina e andare nel futuro. Ci rifletterò. Ho capito cosa vuoi dire. Ma poi guarda, il titolo della diretta di questa sera si chiama Si sta separando il grano dalla pula. Allora, separare il grano dalla pula è il momento in cui si separa la roba che non serve dalla roba preziosa. Certo. Questo è il momento. Inoltre, separare il grano dalla pula è sì su una... diciamo è una parabola del Vangelo, che Cristo verrà il tempo in cui gli angeli separeranno il grano, ma è anche dal greco crisi, significa separare il grano dalla pula. Nei periodi di crisi si fa, quindi in un periodo come questo, peraltro in cui tu hai delle idee molto più avanti rispetto a quello che sta accadendo nelle radio italiane, e mi fermo qui. Troppo avanti. Troppo. Sì. Amore, sì, amore, sì. Scusa, finisci, scusami. E quindi tutto è scritto, Marco, tutto è scritto. Quando tu sei salito sulla macchina di ritorno al futuro, è tutto scritto. Devi andare al futuro. Ah, guarda, ce l'ho qua davanti, io sono pronto.
Anche, ancora la portiera aperta, quindi fammela vedere. Sono pronto ad andare. Fammela vedere. C'ho anche tutte le stronzate perché c'erano Pio Amedeo che dovevano fare. Vedi che c'ho la targa quella. Che pensa che ho appena fatto fare la targa, non è ancora arrivata, ho scritto Auto Zoo. Ho fatto fare. Questo è il cappellino di Marty McFly, la giacca. Ah, io sono pronto, eh. Ma cosa avete fatto con Pio Amedeo? Che belli. Allora, mi hanno chiesto di. Per pulirsi la coscienza di andare a ripulire le spiagge, e allora li ho portati a vedere lo schifo che c'è qua a Miami in alcune zone, gli ho spiegato perché lo faccio e tutto, e poi volevano fare una roba con la DeLorean, ma non cioè, l'abbiamo ripresa perché è bella da vedere, però non l'abbiamo fatta poi alla fine, però loro sono veramente troppo forti, guarda, dei pazzi furiosi, sono divertenti. Cioè loro sono gli unici che riescono in qualche modo a mettermi in difficoltà, che è una cosa molto rara, però loro veramente mi mettono in difficoltà. Beh, ok, dai, ti grazie. Ti saluta anche il mio gattino, lui è Lucky. Dove vai? Sono spaventato. Va bene ragazzi, buona serata a tutti, ti voglio bene, ti stimo tantissimo. Anch'io, ciao Marco, ciao. Marco Mazzoli, grazie.